Allo stesso identico modo che possiamo utilizzare per trovare il commercialista, possiamo trovare i clienti. Cioè, se voi andate su Google Map e scrivete, parliamo sempre di architettura, okay? Oppure ingegneri, oppure torniamo al discorso delle famose chiavette per cani e gatti, no? Toilettatura cani e gatti, Roma, vi vengono fuori tutti i posti che sono indicizzati. O comunque tutti i posti che trovate possibili tramite una ricerca di Google. In questo modo avete possibilità poi di accedere a determinati dati, ad esempio, magari trovate il sito internet, magari trovate il nome, del nome, il numero di telefono. Quindi potete in qualche modo avere dei dati che potete utilizzare successivamente per contattare il cliente. Ok? Quindi il contatto del cliente tramite internet nel 90% dei casi avviene con una mail. Ed è quasi comico che io l'altro giorno ho letto online determinate cose, c'era un tipo che in un gruppo ha scritto: mi è arrivata la mail da parte di questa società che mi chiede di vendervi modelli, ma a voi vi è arrivata oppure una truffa? L'abbiamo fatto noi per secoli, per anni, di contattare noi i clienti. E per una volta che i clienti fanno spam, perché magari entrano in un sito di ArtStation e trovano i tuoi contatti e ti mandano la mail per chiedere se tu vuoi vendere i modelli su lo shop loro online, è normale, è una mail a spam praticamente, a bomba, che mandano così per avere clienti, per avere possibilità di avere persone che vendono sul loro servizio, sul loro sito. Ok? Quindi se funziona, se sta anche funzionando al contrario, al rovescio, può funzionare benissimo anche noi verso di loro. Ok? E altro aspetto fondamentale, che spesso con internet ci si dimentica, sono le fiere, sono le conferenze, sono le mostre, è il rapporto umano, ok? Se voi andate, io ho fatto per 2 anni, sono andato a Parigi a un evento che c'è a Parigi sulla computer grafica, ok? Questo evento permette di entrare in contatto con le società, con i recruitment. E un anno io sono andato lì e avevo già mandato il mio reel qualche mese prima a un recruitment di una società che, guarda caso, era lì quel giorno. Era lì quel giorno, io non lo sapevo, e lui mi fa: ma io questo reel l'ho già visto. Ah, dai, allora abbiamo parlato, abbiamo capito un po' di cose, e lui mi ha lasciato il biglietto da visita e in più mi ha dato anche dei consigli per migliorarmi. 5 mesi dopo mi ha ricontattato perché si ricordava di me, perché avevo fatto un'intervista sempre lì, e quindi, ricordandosi di me e ricordandosi di Parigi, gli era venuta in mente questa connessione. E questo è già un vantaggio, cioè l'andare a conoscere le persone faccia a faccia e cercare di capire chi sono, cercare di fare colpo, di fare un passettino sopra, vi permette di essere più avanti rispetto a quello che: salve, io sono, faccio questo, faccio quello, e mando una semplice mail. Tanta gente che, ora io non me ne voglio amare coloro che lavorano in remoto, ma io conosco tanta gente che lavora in remoto, che vuole soltanto, esclusivamente lavorare in remoto, magari non si è mai spostata e la gente non sa neanche chi sono. Il problema è che poi comunque viene a scoprire certe cose, per esempio gente che su alcuni lavori si è comportata malissimo, non è così apprezzata come magari invece sembra, ok? E questo ti fa capire anche che magari le persone sono più propense ad avere un contatto umano e quindi a vedere le persone poi dopo, perché è uno scambio di fiducia che tramite il web non puoi avere. Oggi con il cellulare magari uno può vedere le mie foto, i miei video, oppure le foto di una persona o di un'altra, oppure guardarsi i video di un giocatore, mettiamo, di calcio o di basket, e averli quasi molto vicino, ok? E quindi quando magari te li trovi di persona, o un attore,
quando te li trovi di persona, ti senti più intimo con lui, ok? Il cellulare, gli smartphone hanno fatto questo, ok? Hanno reso questa cosa qui. Hanno accorciato un minimo le distanze. Anche se in realtà le distanze sono chilometriche. Però il rapporto è freddo, non è così caldo come aversi in una stanza a fare un colloquio. E in più ci sono delle situazioni, io poi sono una persona un po' particolare, io ho fatto l'altro giorno, ho fatto una call per avere dei vantaggi su delle render farm, ho fatto questa call con questo tipo giapponese, tra l'altro è un CEO e si è presentato in maglietta a maniche corte, quindi anche lì poi si apre tutto un discorso di come presentarsi tra un paese e un altro, ci sono sempre diversità, però, e sudavo. Io non so se lo fa anche a voi, ma quando parlo con delle persone che non conosco sono sempre un po' emozionato, anche se c'è una call, anche se questa persona è da un'altra parte. Mi sento come se fossi lì. Quindi quando invece ce l'ho di persona, a volte è ancora più difficile. Però l'aversi, secondo me, di persone, andare in giro per le fiere, per le conferenze, oltre a farvi crescere come persona a livello culturale, perché magari andate in una fiera, non tanto una fiera, ma magari andate in una conferenza in cui parlano di come fare i tappi delle orecchie con i sugheri, un argomento così in 3D ovviamente, ma vi permette di crescere in quel modo e allo stesso tempo di conoscere le persone e poter anche andare oltre lo schermo, ok? E quindi darsi una fisionomia, capirla anche una persona, perché quando ricevete una mail non capite se quello dall'altra parte l'ha scritta seduto alla scrivania mentre era tranquillo, oppure se l'ha scritta quando era, tanto lo sappiamo benissimo tutti, lo facciamo tutti, quando era in bagno col cellulare ed era arrabbiato perché non riusciva a fare il suo bisogno giornaliero. Non capite qual è il senso, qual è il tono di questa persona qua, ok, da una mail. Se invece le conoscete di persona, avete quella sensazione, quell'attimo, quella scintilla in cui capite se questa persona può essere valida oppure no, o comunque capite come si rapporta, com'è. Poi ci sono anche altri aspetti che, specialmente in Italia, contano tantissimo. Se io vado a fare un colloquio, vado in giro per una fiera, ovviamente sono cose, le fiere, che sono un investimento, quindi quando potete investire dei soldi, potete investire anche in fiere. Dico fiere, ma possono essere, come avete capito, conferenze, eventi, eccetera. Quando io vado in un certo posto, per esempio, mettiamo a caso che andiamo al View Conference, ok, che è un evento che si trova a Torino, che fanno a Torino, che dovrebbero fare ancora, e io vado vestito in giacca e cravatta, stono un po' perché non è un evento dove trovo giacca e cravatta, è un evento dove, poi almeno da quello che mi ricordo, dove trovo i ragazzi in magliette e jeans, quindi molto più tranquilli, molto più easy. Dall'altra parte, se invece vado in giro per delle fiere, per esempio al SAI, o a quella di SAI, sì, SAI di Bologna, praticamente troverò costruttori, trovo tutta gente che va in giro con, e lì a volte è il massimo, dipende anche da quanto caldo fa, però si trova magari quelli che hanno la camicia a maniche corte con la cravatta, ok? Spesso la camicia a maniche corte con le righe inguardabili come colori. Come trovi quelli vestiti veramente da muratore o quelli vestiti da super con il vestito di Ferragamo, ok? Quindi col vestito firmato, con l'abito firmato. E ogni tanto bisogna capire che magari l'abito giusto, specialmente in Italia, può fare la differenza, perché se voi avete un modo di vestire, potete dare un messaggio, potete dare una sicurezza che altri non possono dare. Poi magari non sapete fare nulla di quello che vi chiedono, però magari ci avete un bel vestito, magari con quel bel vestito o con quel bel abbinamento, perché io posso essere elegante anche con una polo bianca magari, o rossa o nera, e un paio di pantaloni, ok? E una scarpa invece magari da ginnastica, una scarpa normale. Avere queste piccole accortezze
ci può permettere di avere un rapporto diverso, diretto col cliente, ok? Sono tutte tecniche che magari chi è stato un po' nella vendita, chi è stato un po' in rapporto col cliente, chi magari ha girato e ha visto un po' di fiere, ha capito un po' come funzionano. E sono piccole regole che vanno ricordate. E in più, la regola fondamentale è capire come rivolgersi al cliente, ok? Come rivolgersi alle persone. Io parto sempre dal presupposto che la persona con la quale mi rivolgo non sa nulla di quello di cui sto discutendo, di cui stiamo discutendo, e devo farglielo capire come se fosse il mio fratello più piccolo. E quindi una persona che devo veramente riempire il suo vuoto di quello che non sa, ok? E quindi cercare di essere molto più chiaro possibile. E anche questo è molto apprezzato, perché rispetto a uno che ti arriva, io sono andato a un evento di robotica, tipo mi voleva far vedere come combinando i nodi con nel programma che usava lui per programmare, riusciva ad accendere tramite Arduino, questa tecnologia che probabilmente voi conoscete anche voi, che è una tipologia è un chip di programmazione sostanzialmente, che permette di creare degli automi. Con quella combinazione accendeva una lucina di colore rosso. Me l'ha spiegata con i termini più tecnici, più di programmazione, più nerd che ci possono essere in questo mondo. E non gli tornava. A un certo punto gli ho detto, scusa, qui siamo da 10 minuti che mi vuoi far vedere come si è quello che fa questo script, fammelo vedere, nel senso, io fossi stato un'altra persona, avrei preso, sarei andato via, e lui avrebbe perso una opportunità, anche se è uno dei mega numeri uno del mondo nel fare il suo lavoro, avrebbe perso un'opportunità rispetto che invece a guadagnarla. Tutto lì. Quindi è anche come comunicare con le persone, che secondo me è importante.